Ciao ragazze, oggi facciamo insieme un trattamento per i nostri capelli. Dopo la menopausa purtroppo i capelli si diradano tantissimo, non a tutte, però è un fenomeno piuttosto frequente. Tantissime volte mi chiedete: Martina, non parli mai di capelli? Voi sapete che io parlo sempre e solo di cose che conosco molto molto bene, perciò non parlerò del trattamento del capello che lascio fare alla professionista, specialista in questo. Ma vi parlerò di come la medicina cinese ci può aiutare a mantenere la nostra chioma folta più a lungo. Faremo insieme il nostro trattamento gua sha. Allora, possiamo abbinarlo, quindi è una cosa che se avete davvero questo problema dovreste fare questa stimolazione che adesso vado a mostrarvi ogni giorno. Poi, ad esempio, ho visto che si inizia a vedere il cuoio capelluto in questa zona e questa cosa non mi piace per niente, anche perché sono una capellofobica, ho bisogno dei miei capelli, di sentirli, di toccarli, di sentirne la massa, no? Perciò facciamo insieme il trattamento e lo potete fare. Se avete proprio problemi, i capelli si stanno diradando, dovreste farlo mattina e sera. Se invece, come me, vedete solo qualcosina, io lo faccio solo nelle 2 volte a settimana in cui faccio lo shampoo. E lo faccio, quindi facciamo insieme il trattamento e iniziamo. Partiamo dalla zona frontale, ok? E dovete andare fino alla base, quindi fino, spero si veda, e va fatto 30 volte, ragazze. 30 volte. Questo fa benissimo a tutta l'energia, perché secondo la medicina cinese, ecco, l'energia vitale, quindi proprio la vitalità del nostro corpo, dei nostri organi, della nostra mente, del nostro cuore e l'afflusso di sangue sono decisamente legati al fatto che i capelli possono essere più o meno forti. Lo faccio proprio insieme a voi, così vi faccio vedere esattamente. Poi dopo andiamo a stimolare un punto altrettanto importante. Se avvertite dolore, fa benissimo e vedrete che di passaggio in passaggio sentirete meno, sempre meno dolore. Dovremmo esserci. Ricomponiamoci. E ora andiamo a stimolare con questa parte il punto 20 di vescica biliare. Ve lo mostro. Eccolo qua. Per trovarlo bene da sole, seguite lo sternocleido. Forse di qua c'è più luce. Lo sternocleido, il muscoletto, quello che trattiamo sempre, no? Se voi lo seguite, vedete dove va a finire il muscolo sternocleido, c'è una fossettina. Quello è il punto 20 della vescica biliare. E lì, in quella fossettina, andiamo a fare proprio con questa estremità così un movimento rotatorio. Qui non c'è un numero di volte. Generalmente questo è un punto anche piuttosto dolente, ma efficacissimo per muovere l'energia, per avere una buona ossigenazione, e lo dovreste trattare e lavorare poi anche dall'altro lato. Ora passiamo di là, fino a che non sentite che la zona non è più dolente, e devo dire che anche tutto il corpo e la testa si rilassano. Lo facciamo anche di là. Io poi ci sono due, seguite sempre fino, scorrete lo sternocleido, la parte posteriore dove sentite che finisce, c'è una fossettina, andiamo a lavorarlo. Io di solito cosa faccio? Io faccio il trattamento, per dire, quando faccio lo shampoo, io nebulizzo sempre. Voi sapete, io faccio sempre un po' di impacco di balsamo anche prima dello shampoo, perché avendo i capelli comunque abbastanza trattati, i miei capelli sono piuttosto secchi e non amo i capelli con le doppie punte in fondo, quindi li curo particolarmente. Faccio l'impacco di balsamo prima dello shampoo, poi faccio lo shampoo. Dopo lo shampoo, ripeto, per pettinarli
di nuovo un pochino di balsamo e prima di asciugarli nebulizzo acqua comfort, quindi separo tutte le righe e metto acqua comfort per avere un cuoio capelluto sempre con un buon pH, sempre con una buona ossigenazione. Possiamo rifinire poi mobilizzando con le nostre dita, perché vi ricordate, questo fa benissimo a tutto il nostro meridiano di vescica biliare. Più mobilizziamo il cuoio capelluto, più la nostra chioma sarà folta. Ok, quindi riepilogando 30 volte, quindi da davanti fino alla base proprio dell'occipite, e poi stimolare fino a che non sentite che la zona sia completamente rilassata, il nostro punto 20. Potete usare o meno i prodotti per avere, per trattare e curare il capello, però quello facoltativo. Un abbraccio, non perdete il prossimo video. Parliamo sempre di luce e di quello che dobbiamo fare per non avere le rughe intorno agli occhi. Alla prossima, ragazzi.